Buonasera. Ok, ora a posto. Sente, sì, spero di sì. Poco, ma magari si sente poco. Vedo. Ce l'ho diretto. Due cuffie intorno. Vedere un attimo le proprietà qua, i filtri. Guadagno, vediamo di guadagno. Passiamo un po', magari sentite, si sente meglio, un po' più forte, in effetti. Penso che vada bene. Vorrei provare a sentire, però. Vediamo. Appena appena. Un po' meglio così, dai. Via. Lasciamo così. Già avevo fatto una partita. Com'è l'audio? Troppo alto, troppo basso? Vediamo. Madrid. Ah, ecco, sembrava che mancasse qualcosa. Queste cuffie, è troppo alto il volume adesso. Metterei le altre cuffie, io quasi quasi. Parte la partita. Faremo dopo. Ben ritrovati.
bentrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, certo, i controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea. Finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo, no, e del divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera, ragazzi, ve lo devo dire, è davvero elettrizzante. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Ci prova, si esprime con l'intervento. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Rice. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Una domanda al volo, Luca. Qual è il scappare giocatore Neymar della partita? Quando in campo c'è un certo Messi, Fabio, non credo sia necessario rispondere. È semplicemente il miglior calciatore del mondo, secondo me, ma secondo tanti. Forse il migliore di sempre. Come al solito avrà la libertà di muoversi come vuole lui, scambiarsi di posizione con i compagni. Salta e colpisce di testa! Ottimo tentativo, ma non trova dai. Fabio, questo è un errore pesante, secondo me. Ha tirato da posizione invitante e doveva trovare la porta. Chiesa. Soltanto rimessa laterale. Allo. Walker. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Calcio di punizione per il Venezia. Barella. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. E poi un grande intervento del portiere. Eccellente il portiere. Sembrava non avesse possibilità di fermarla, invece ha evitato il peggio. Passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Neymar! Salvati dal palo! E trova il compagno. Cross di Maradona. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. C'è l'opportunità per il contropiede. Il pallone per Neymar. Supera il diretto avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Calcio d'angolo per il Venezia. Primo corso della partita, vai col trenino. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Vada. Profonda nello spazio. Monito. Decreta un calcio di punizione. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Non può sbagliare. Walker ha coperto un bel po' di terreno per partecipare alla manovra d'azione. Vabbè. Se ne avvede l'arbitro.
come vedo un po' offensivi. Vede la porta. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Palla in avanti verso il compagno. È una buona occasione per trovare spazio. Ma no, dritto per dritto. Vede lo scatto, buona, buona. Cerca la profondità. Ha spazio davanti a sé. Colpisce il pallone. Il Venezia segna un gol. Chiesa. Era difficile fare. Andando su sicuro. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. Il Venezia sblocca il risultato 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Palla filtrante per Lewandowski. Neymar. E passa. Ah dai, me l'ha fermato. Passa il pallone, però male. Ancora. Il pallone per Neymar. È libero di creare pericolo. C'è no. E hanno sfiorato il gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio. Ci riproverà. Hernandez. Troppo tardi. Hernandez ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Errore qui, pallone sprecato. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Scatta verso il pallone. Ed evita il gol. Altro gol mangiato. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Incornata. Colpo di testa che si perde sul fondo. Vabbè. Fabio era ben marcato ed è stato comunque bravo a trovare un banco. James prevale, recupera palla. Tchouaméni. Cerca il dribbling in velocità. Messi. Messi. Cerca il movimento che sta in profondità. Tentativo davanti lungo. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Barella. Messi. Palla del portiere. Ha bloccato. Per glossare. È tirato. Cristiano Ronaldo. La Maradona. Juri. Prova a superare la difesa con Maradona. Scodella al centro. Va di testa. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Prima metà di gara in attivo sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di comportamenti inappropriati. La squadra sta giocando bene, c'è un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Vediamo Messi, va. Sostituzione di giocatori. Numero 10. Messi. Si riparte per il secondo. Campo per il numero 17. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Dai, altro gol mangiato. Sbattono ancora contro la difesa. Ecco De Bruyne. Ottimo passaggio, deve tirare. Qualche cambio di formazione rispetto ai primi 45 minuti. Immagino sia un cambio di natura tecnica. Giusto approfittare dell'intervallo. Ora bisogna solo vedere se sortisce l'effetto desiderato. Rice.
palla a Federico Chiesa. Guarda. Prova a verticalizzare. Avversari forse un po' troppo prevedibili, ma la difesa non perde un colpo. Ecco un'opportunità per Maradona. Ecco un'opportunità per Walker. Barella. Chiesa. Occasione per il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Sul filo dell'occasione. Splendida reazione del portiere. E il pallone finisce in rete. 2-0. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. De Bruyne ha penetrato. Povero portiere qui. Era riuscito a porsi la prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ripartita. È uscito. Si è fatto fare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. E se ne va. La connessione è debole. I cojones alla connessione debole. È ritirato. Guarda che cambio, mi levo via ste cuffie. Proviamo. Sentirà un po' più basso adesso, forse. Mi levo via queste cuffie. Spegni. Sento qualcosa. Aspetta la mazza. Andiamo via anche. Ok. Sarà questo? Boh. Niente. Mi faccio sapere se c'è l'audio o no qua. Il mixer e non si vede un cavolo. Qua. Questo. Si sente. Neanche il menu non si sente. Con queste cuffie. Vai. Proviamo andare al match. Dobbiamo fare 13 punti. Non lo sento. Però vedo che si muove sento la mazza però. Ecco, questo è un 3000 di forza. Sarà difficile questa. La prossima sarà dura. L'audio non si sente, infatti.
Cioè io non lo sento sulle cuffie. Ma in teoria voi dovreste sentirlo. Su. Quando vuoi, avversario, io sono pronto. Sommer, Sanabria, sono i panchinari miei questi. Dai, veloce. Sì, Del Piero, Coller, Morientes, da Murano. Lampard, Dani Alves, qualche bella icona c'è. Qualche buona icona è presente nel suo 11. Però qua 20 secondi e si parte, eh. Se non si muove, parte lo stesso. Vuoi o non vuoi, parte lo stesso. Comodo. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo signore non ha probabilmente la più dei benvenuti grandi nel match, incontro di ma ha oggi tra un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un sentimento si ben presente in perde questo sport quando e i suoi deve essere protagonisti non ne sono certo immuni. se è La pronto competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. corre sta correndo Il pubblico. Lewandowski. Dai. Altra occasione. Guarda. Sbroglia evitando di farsela rubare. Hanno iniziato con Non ci avevano l'atteggiamento giusto, rovesciata, ma sarebbe devono stato sfruttare meglio bellissimo. queste opportunità. E passa. Ma no, non è andato dritto. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati Non si è convinti nella fase di fermato. transizione e il risultato è stata una palla persa. Sceglie di andare per vie verticali. Morientes. Neymar. Hernandez. Se ne va. Ha spazio sulla fascia. Calcio di punizione per Fallo, fallo. il Venezia. Calcerà forte o proverà la giocata di Fino? Tentativo, ma non trova il gol. Belli gli applausi di incoraggiamento dell'allenatore, ma poteva fare di più da quella posizione. Pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. Ma Occhio che no, prova. perché ha tirato? Prova con la palla lunga.
intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Hernandez. Hernandez prova a spingere sulla corsia di sinistra. La palla prima che arrivi a destinazione. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Lewandowski si allunga per arrivare al pallone. Ottima discesa sulla destra. Chiesa. Ma dai, vai a prendere la sapaglia. L'arbitro indica la rimessa. La gioca a sinistra. Giocata nello spazio, in profondità. Messi. Cercano un'azione veloce. A sinistra con il passaggio. Supera il diretto avversario. Hernandez se ne va, ha una chiara occasione, fa sembrare tutto facile. Dove vanno i miei? Spiegami. Nessuno che va là a seguire. Era gol questo. Prova a superare la difesa con un filtrante. Ottimo dribbling. Cross in arrivo. C'è il colpo di testa. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Fabio, questo è un errore pesante secondo me. C'ha il cambio in porta. Oliver. Rudiger raccoglie la rimessa dal fondo. Pallone interessante in verticale. Perché mi ha cambiato l'uomo che potevo andare di nuovo a prendere quella palla? No, deve cambiarmi in automatico. Dai, niente fallo qua. Bennacer. Mi fa fare il contropiede a lui. Perché? L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. No, fermati. Chiesa. Ci prova con un pallone profondo. Chiesa si è mosso bene. È riuscito a sfruttare questa occasione. Ma guarda che mai uno la prende di testa. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Ah no. Vede lo scatto e cerca la profondità. Fischia, fischia. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca il cross Lampard. Non prende rischi e l'allontana. Occasione per il contropiede. Hernandez si allunga troppo. Allora, dai. Sulla destra. Ma dai. Rafinha. Fa sfoggio della sua tecnica. Cross di Rafinha. Guarda, l'ho fatto prendere gol perché non ha preso la palla quello là. Dopo se provo io, non so. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando. Come cavolo ha fatto a non prendere la palla che è di Rudiger. Dai. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare. Quello l'ha sbagliato. Guadagna metri. Messi. Ma dai, ma guarda. Ma guarda che roba. È tirato fuori. Ma non ci credo. Ma. Non vogliono il Madonna. Si riparte con un fallo laterale. Ce l'ha con me. In questa partita il gioco ce l'ha con me. Bennacer. Prova a giocarla in profondità. La recupera con grande senso della posizione. Il quarto uomo indica passaggio due sulla destra. Recupero. Prova a indicare lo scatto sul fondo. Dai, un altro gol. Via. Guarda. Guarda. Due azioni e due gol ha fatto. Sembrano avere il totale controllo della gara. Uguali tra l'altro. Colpo di testa, rapido, preciso. Mio. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il. Assurdo. 45 minuti già in archivio. Il punto di Luca Marchegiani.
Farsi sorprendere due volte di fila è sintomo di smarrimento. Due azioni, due gol. È un bene per loro che l'arbitro abbia mandato tutti negli spogliatoi. Prima ancora degli aggiustamenti tattici, sarà importante il morale. Grazie della collaborazione. Griezmann. Sostituzione di giocatori. Numero 20, numero 18. Lasciano il campo per il numero 14, il numero 8. Griezmann. Attenzione, forse fresche. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere fiducia loro. L'inizio di questo secondo tempo sarà il momento cruciale della gara. Se vogliono dare una svolta, devono farlo adesso. No, subito Lukaku riapre la partita. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Non male. Agile e inarrestabile, tempismo ottimo. Perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. Ah, perché non va? Che voglio andare a destra, non va, non va. Va dritto. Dove vai? Dritto. Io potevi benissimo prendere quella palla. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che speravo. Perché non l'ha saltato? Adesso spiego. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Dai, tiro del cacchio. Ma sul portiere. Certo, ha centrato lo specchio della porta, ma è una magra consolazione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Una bella giocata nello spazio. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Cross di Alves. Perché la dà lì? Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in aria. Fallo, no. Oscurargli la visuale. Era nulla. No, perché ha tirato? Spiegami, perché ha tirato? Sono fermo col pad. Un bell'anticipo. C'è spazio da sfruttare in verticale. Daniel Alves la gioca sulla destra. Errore qui, pallone sprecato. Dove è sbucato questo? Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericoloso. Dai, perché? Ma dove va qui? Ma dove va? Bene Rafa Leao. Si sono salvati e le probabilità. Vedete qualcosa di strano, eh. Possono respirare. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. No, guarda, ma dove va? Ma dove va? Perché è andato via dritto così? No. Cerca aiuto nella zona laterale. Adesso che deve tirare, non ha tirato. Sto vedendo delle cose assurde. Guarda anche adesso, perché non tira? L'ho schiacciato 3 ore fa. James. Ma guarda. Rafael Leao provano a partire in velocità. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa. Ha fatto un giochino da solo. Senza che io facessi niente. E qua niente, non lo salta. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Meriti di prendere gol. Guarda, non tira di prima, ma dai. Neanche adesso, guarda, non sto vedendo delle cose. Adesso tira. Adesso ha tirato. Cosa tiri adesso? Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore.
assurdo. Largati. Guarda, 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 guarda. Come cazzo giocano. Niente, tiro, ma guarda, 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 non c'è, non ho parole, guarda dove va, dove va? Tutto da solo sta facendo. C'è girato rovescio, corner che non c'era, angolo, istinte. Senti quello come rossa. Dai, ma dai, vai davanti. Gli ha dato la punizione, adesso fa gol. Guarda come deve ottenere la partita. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Stai lì, prendi gol. Guarda, gliel'ha tirata addosso. E non ho parole, guarda. Non ho parole, ma cosa sto vedendo? E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande partita. Dai, vieni su. Quello là. Grande movimento nello spazio. Può cercare il taglio in mezzo. Ma guarda, neanche non riesce a crossare. Guarda, guarda, non riescono neanche a crossare. Madonna. E questo non tira, non tira, non tira. Assurdo. Griezmann. Cerca un'azione veloce sulla fascia in profondità. Scatta verso il pallone. Se ne va. Messi la mette. Ma dai, sotto al portiere. Ma dai, con tutto lo spazio che c'è. Il quarto uomo indica 2 minuti di riceve bene Coller. Dai, fuori gioco. Due tiri ha fatto questo. Intervento fondamentale. Prova a superare la difesa con un filtrante. Koulibaly sceglie di andare per vie verticali. Pallone. Dai. Ci mette una pezza. Ma dai, 2-2 era questo, dai. Penso che fossero convinti di conquistare un risultato positivo. Almeno un pari, di questo sono certo. E mancavano due tiri al primo tempo, due tiri al secondo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Assurdo. Adesso devo cambiare quando devo trovare l'audio, perché non sento. Non sento l'audio. Ma hai finito? Che cazzo è questo? Oh, sarà questo. Senti, sentilo però. Non niente. E ora? E non si sveglia mica, eh. Vorrei sentirli. Non niente. Questo. Sento. Nulla. Perché non sento nulla? Credo che sia staccato.
sentire adesso. Sempre. 42, no. Sento. Qua non sento. Adesso sento. Boh. Non capisco. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo al prossimo match. Sa che sia più fortunato. Visto un buon Lukaku in palla in questa partita, potremmo dargli una chance. Se il padre me lo permette, cambiamo. Diamogli una chance. Che okay, Griezmann. Così, vai. Aspetta.
squadra di giapponesi qua, la nazionale giapponese, Ozaki, Sasaki, Taniguchi, Kubo, questi sono i sostituti. Anche Kamada, Nakamura, Kawasaki. Nazionale giapponese. Sente l'audio qua. Andiamo. Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match, ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione, ma l'orgoglio è un La sentimento maglietta ben rosa. presente in questo sport. E i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo spettacolo. Lukaku, Ogni volta Madonna. sfortunati qui. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta, ma non ha inquadrato lo specchio. Passa il pallone, però male. Quando in Ora campo sto c'è un numero 10 sa come che Nakamura, è comunque lecito sia attendersi bravo. grandi giocate. La sua capacità è un grande riflesso qui. Salva la sua porta. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Comunque, buon inizio dei nostri. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Allontana la minaccia. Ma no, indietro così. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole Guarda. davvero niente per ribaltare una situazione. Bravo, Ci bravo, prova con il guarda, pallone bravo. profondo. Bel passaggio proprio. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Brutta questa Ma transizione, Fabio. no, Hanno volevo avuto passare la l'opportunità di Griezmann, trovarsi in vedi superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. te. Ecco ora. Intercetta il pallone, ben fatto. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire solo. Inutile non. Kalidou Koulibaly. Hernandez prova a indicare lo scatto sul fondo. Dai, c'era Continua a Lukaku che creare andava, no, si è spazio Vlahovic. fermato. Oh Sto no. passaggio del cazzo. Prova a darla profonda nello spazio. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Può liberare il tiro. Provato a passare la larga. Niente. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Mette il turbo. Splendida Dai, palla uno, laterale. niente, non mi dà Neymar, no, che è più Super vicino, no? lato Mi dà porta. quello Ha avuto esterno. grandi riflessi, una parata Vai. eccezionale. Messi. Guarda. Peccato. Osako. Attenzione, c'è spazio in ripartenza.
Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Dai. Ne è passato attraverso. Oh no. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo cosa fa? Cosa ha fatto? Guarda, tutti a vuoto. Si assicura di non far correre i rischi al portiere. Messi si fa avanti in territorio nemico. Lukaku, ecco Griezmann. Vede lo scatto. Dove ha tirato? Profondità. Palla filtrata per Messi. Niente, traversa. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Un bel tentativo vanificato dalla traversa. Davvero un peccato. Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Barella! Hai uno là sotto porta. No, ci levano via tutti. Vanno, scappano voglia. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Dove scappate, vorrei sapere. Dove scappate? Sceglie di andare per vie verticali. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto. Ah, lo palla, cazzo. Sakai. Ma dai, guarda che stop. Mi fanno prendere gol. Poi gioco. Tutto per farmi fare l'azione contro. Hernandez. Barella. Lukaku prova a superare la difesa con un filtrante. Errore qui, pallone sprecato. Barella. Scappa. Griezmann. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ahi. Pallone però male. Rice. Lukaku. Ma guarda. Si libera della palla ed evita complicazioni. Vabbè, ma io non so. Cerca il movimento dei suoi in profondità. La mette a chi? Palla filtrata per Lukaku. Dai, ma come ha fatto a non passare Lukaku là? Era già avanti un metro. Non c'è nulla agli avversari. In un primo tempo in quelle difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Si dice spesso che a questi livelli non esistono partite facili. Oggi di sicuro è uno di quei casi. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Il Venezia non può che rimpiangere le chiare occasioni da gol non sfruttate in avvio. Ah, sì. Hanno comunque giocato una prima parte diligente, devono ripartire da qui e rientrare in campo con un po' più di ottimismo. Perché c'è la squadra debole, sa giocare questo. Gli lascio un'azione, questo ti fa gol. Come quello di prima. Un'azione gli basta per fare un gol. Io ne ho fatte 6. Ecco un gol. Substitution on the field. Number 30. Coming on the field is number 8. E si ricomincia a giocare. Il Venezia ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare. Ma è possibile che non lo salta mai. Solo a me mi saltano. Di andare per vie verticali. Ferma l'azione in modo falloso, si ripartirà con un calcio di punizione. Munito anche, ma dove? Ma che non è neanche fallo. Arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Ah,
Dai, vuole ottenere la partita, capito, il sistema. Kamada, Kubo, e la soffia dai piedi mettendoci il fisico. Rice, palla Griezmann, Barella. Vediamo dove può arrivare. Ci prova con un pallone profondo. Sul filo del fuorigioco. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Decide di non rischiare. Cosa fanno, voglia? Griezmann. Ma dai! Rimessa in gioco dalla bandierina. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Ancora zero per gli avversari. Ma tira un po' più alto che... Una buona iniziativa, ma non è bastato. Sakai. Kubo. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Accelera sulla destra e passa. James, Barella. Dai, ma è possibile. Guarda, invece di darmi quello più vicino, mi dà quello. E non va troppo per il sottile. Messi decide di sfruttare la fascia. Dai. Ma non trova la precisione. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Lo sapevo. Giocata difensiva di grande spessore. Dai, fammi gol. Dai, che fa gol. Guarda, non la butta. Punizione per il Venezia. Non l'ha visto. Il direttore di gara sventola il cartellino. Doveva fare l'azione da gol. Messi, dai. Allora succede così. Substitution on the field. Number 6. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Number 19. Substitution molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Riceve il passaggio. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Ma no, e qui pallone sprecato. Tenta di pareggiare con questo qua. Intervento scorretto sanzionato dall'arbitro. Non aiuta anche l'altro centrale. Scatta la munizione prevedibile. Il Venezia ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Tutti e due. Cazzo lo metto, ma centrale qua, c'è nessuno, questo. Voglio giocare bastoni, vai bastoni. Adesso mi batte, cioè, vince lui. Se non faccio gol entro le prossime due azioni, vince lui alla fine. Mi incula, aspettiamo che mi... Posso dire così? Dai, quando vuoi tirare? Domani? Vai. Se ne va. Già vedo sta partita qua. Me la fotte. Bella giocata nello spazio. La gioca in profondità. Neymar. Madonna. È il momento della sostituzione. Penultima finestra di cambio per loro. Ecco Griezmann.
Griezmann. Non penso avesse esattamente. Dai, gli frega la palla e la lascia là. Io non so. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Lewandowski. Può concludere. Piuttosto sfortunato qui, però il pallone è uscito di un nulla. Si è lasciato ingolosire dall'opportunità di calciare, ma forse avrebbe fatto meglio. Dai. Guarda che prendo gol, guarda che prendo gol. Ci scommetto che prendo gol. Pallone interessante in verticale. C'è tiro. Vai portiere, esci. Niente, dobbiamo regalargli l'angolo anche. Però non l'ha concretizzata. Quando scatta e cambia direzione diventa imprevedibile. È una gioia. Ah, ho già capito com'è questa partita. Vince lui, sicuro. Ho già capita questa partita. Già inquadrata sta partita. Un po' come quella. Peggio di quella di prima. Vai. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ah, uno qua, no? Griezmann. Vede lo scatto. Vai, dai, cazzo, dai. Movimento brillante alle spalle della difesa. Dai, Lewandowski, ma che palle, oh, però. Guarda che non prendono una palla. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Non impensierisce la difesa. Prova a darla profonda. L'ho fermato 3 ore fa. 3 ore fa l'ho fermato quel giocatore là. O forse il colpo di fortuna decisivo. Si è letteralmente rifiutato di farsi da parte. Niente, oh. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Palla recuperata. E ora dai. Un po' più larga, no? Chiesa. Prova la giocata di misura. Può andare. Al 92esimo. Devo fare il gol. E sarà smadonnando, poverino. Tempismo perfetto. Non ho mai. Magnifico. A volte quando ci si avvicina alla porta, l'energia. Prendere gol al 92esimo. A lui evidentemente non è successo. Eccellente prestazione individuale. Madonna, io per lui. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Non passa mai. Prova a superare la difesa con un filtrante. Vinta, vinta. Sudata però. Scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Lewandowski ha disputato una partita fantastica. Fatto un bel secondo tempo lui, anche se non ha tirato quasi mai in porta, un tiro, un palo, l'aveva preso. E alla fine il premio è arrivato. Vantaggio maturato all'andata. No, bravo. Influenzato questa gara. Hanno giocato una partita in giapponese. Adesso 5 stelle qua. Romo, io sto Romo. Allora, dobbiamo fare 13 punti. Mancano 6 partite. Altri 4 punti. Si possono fare, sì. La prossima madonnata. Andiamo alla prossima madonnata.
Speriamo non sia un avversario tosto. 2997. La forza di squadra. Facciamo così, dai. Lewandowski ha fatto il suo prima. In quel poco che è riuscito a giocare. Questo è un tedesco. Germania. Facciamo così. Ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Ci Gli siamo. spalti sono gremiti, i cori Oh, vanno è avanti già da un questo. po'. Ci attendono 90 minuti. Ma Fallo, nessun dai. dubbio. Fallo. A pelatina. A Ibrahim qua. A Ibrahim Dia. Ottima discesa sulla destra, cerca il passaggio ma non trova la precisione. Ferran Torres. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ah, partita Ferran Torres maschia, è mi sa l'autore che del sarà fallo. piena di falli e di cartellini. Adesso ancora no, però. Ecco, sapevo io. Io te l'ho data indietro, lui non usa Ferran il fair play. Torres passa il pallone però male. Non esiste. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Brahim Diaz è un giocatore interessante, molto interessante, Fabio. Costringe l'avversario al fallo. No. Niente fair play. La gioco in sponda, vediamo. Hernandez. Pallone interessante, in verticale. Fermati. La mette al centro e va a colpire di testa. Mamma mia. E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Sì, Fabio, era un bellissimo traversone, però permettimi di dire che non puoi lasciare tutto quello spazio sulla fascia. Diventa troppo facile per chi attacca così. Klostermann. Pallone per Rudiger. Il Venezia sta mettendo gli avversari in difficoltà, vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. E passa. Nice, vai dritto, vai dritto, vai dritto. Mette in mezzo il traversone. Ottima lettura di gioco, recupera palla. Non capisco, Musiala vede lo scatto e cerca la profondità. Passaggio sulla destra. dal gol Ferran mio, Torres. ragazzi, era chiaro, questa roba qua. Palla a Gundogan. Recupera palla dopo qualche sportellata. Dai. Guarda che non la Ferran prendono mai, Torres. lui l'ha presa di, come si Palla dice, appena di... deciso. Qui può partire il contropiede. Ma non c'è nessuno. Lewandowski. Rice. E il punteggio iniziale è immutato. Ma no, 0 di 0. là. Errore qui, pallone sprecato. Gliela restituisce. Rice. Il pallone per Neymar. Ma perché va via? Sulla destra. Non viene Ferran mai a fare la Torres. sponda, questo. Interessante azione sulla fascia destra. Lewandowski. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Traverso. Cerca. Ottimo salvataggio. Ottima la parata del portiere. Il portiere ha risposto presente E quando c'era dormo, bisogno di voglia. lui. Guarda, lui Intervento dire, cosa pregevole. fa là dietro? Alla Doveva essere classica lì, al scelta. posto dove... Molti dei suoi compagni in davanti area al stentano portiere. sui difensori. Libera tempestivamente. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani.
Come ha fatto a prendere la sua? C'era il mio davanti. Dorme il mio. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Prova a calciare. No, dice di no. Si esprime in un buon intervento. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. E niente, i miei la guardano. I miei la guardano. James. Palla dentro di James. Niente, i miei di testa non la prendono mai. Brahim Diaz. Messi. Pericolo in area. Lewandowski però segna. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità e lì hanno davvero fatto la differenza. Si ricomincia dall'1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa. Messi! Dai, va dentro almeno sta palla. Ma che schifo di rimpallo. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. Peccato per il tiro. Messi la mette in mezzo. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ruba palla in modo magistrale. Attenzione, c'è. Come vai, Rudiger? Supera il diretto avversario. Perché? Sembrano aver eretto un muro in difesa. Chiesa. Neymar. E niente, oh, non riesco a saltarli. Cioè, lui mi salta con una facilità incredibile. Guarda, guarda, guarda. Passa il pallone, però male. Guarda. Non riesco mica io a saltarli. Lui dribbla, fa le finte. Ci provo io, gli fa la finta e me lo fermo lo stesso. Hernandez. Hernandez, parti Hernandez. Spingere sulla corsia di sinistra, ci mette il piede, conquista la sfera. Ma chi? Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria imprevedibile. Dove è tirato? Ma dove è tirato? Ma non ha trovato lo specchio della porta. Non si fa sorprendere da quella palla. Holland. Dai. L'arbitro controlla il cronometro. Fallo netto. Fallo, ma dai. Ha tirato ancora mezz'ora prima. La risposta adeguata, e infatti è così. Attenzione, se prendi gol da là. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettava. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso, se vogliono rientrare in gara. Niente, non è fallo questo, va. Alla fine della prima frazione, risultato in bilico. Ah, dai! E la guarda! Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Vai. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. E niente, oh. C'è l'opportunità per il contropiede. Holland la gioca sulla destra. Sbroglia evitando di farsela rubare. Tocco prudente al portiere. Rudiger. Vabbè. Klostermann.
allunga il piede verso il pallone. Dai. Messi. Verticalizza. Chiesa. Se ne va. Retropassaggio corto. James. Traversone di James. Mette, perché non va la palla su Lewandowski? Hernandez. La gioca in profondità. Ha una chiara occasione. Musiala. Assurdo, guarda. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Oh. Messi. Supera il diretto avversario. Pallone in mezzo. Niente, ora là non c'è. Non c'è Lewandowski. Vieni Lewandowski. Niente, non viene Lewandowski. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Guarda, guarda. Devo prendere il contropiede perché non ho passato la palla a quello giusto. Alex Grimaldo si lancia sulla fascia sinistra. Ma guarda come esce quello. Si riparte con un fallo laterale. Va alla ricerca di un compagno davanti. Ed è fallo, no? Conquistato palla. Hernandez. Ma no, quello. Prova a superare la difesa con un filtrante. Niente. Dai, che non va dentro sta palla davanti alla porta lì alla linea. Occasione per il contropiede. Rice. Messi. James è libero e può calciare da lì. La gioca in mezzo. Dai, uno possibile, dopo viene avanti una volta e fa gol. Non posso credere. Ecco Brahim Diaz. Ah, eccolo là, guarda, guarda, guarda. Una volta è venuto avanti. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la... Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Guarda che fa, guarda. Chiesa. Ferma l'avversario e fa ripartire. Fammela perdere, dai. Fammela perdere. Provano a partire in velocità. La gioca a sinistra. E passa. De Bruyne. Ma dai. Pericolo. C'è il tiro da lontano. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Quando la partita è così equilibrata, errori come questo pesano. Equilibrata. Devono rimanere concentrati. Inculata, no, equilibrata. A sinistra con il passaggio. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Cross di Neymar. Non salta quello. Messi ci prova. Ma culo. Caressata, buon. Qui ha mostrato tutta la sua tecnica, Fabio. Gli arriva la palla e lui sa come domarla per poi metterla alle spalle del portiere. Sopraffino davvero. Non scappare. Sono in vantaggio, devono vabbè. Lunghissimi minuti finali. Non so come cazzo ha fatto a prenderla, vorrei sapere. Era rovescio. De Bruyne. Via. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Supera il diretto avversario. Possesso di palla prolungato per amministrare il vantaggio. Finisce così. La vittoria meritata però, questa più di quella di prima forse. Senza esclusione di colpi. Lewandowski ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo.
un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Però qua dice che ha tirato più lui. Vabbè. Nel secondo tempo quando? Uno, una volta, due, il palo forse. No, era quello di prima che ha preso il palo. Boh, vabbè. E qua manca un punto adesso. 5 partite, un punto. Lo faremo allora. Però prima... sono già le due. Allora facciamo sta partita, facciamo sto punto. Andiamo in... come si dice? In divisione 4 qua. Sicuro. 5 partite, vuoi non fare un punto? Ha fatto una sconfitta solo, 4 vittorie, poi giusto, siamo simili come squadre, ci sta, possiamo farcela. Possiamo benissimo farcela. Lasciamo così la formazione, come sempre. Un caloroso benvenuto agli appassionati di calcio e delle grandi emozioni che questo sport è in grado di far vivere. La partita di oggi è sicuramente un grande spot per il nostro gioco preferito e potrebbe già emettere un verdetto importante di questa stagione. Un solo punto separa questa squadra dall'obiettivo finale, la promozione e il fatidico salto di categoria. Anche se hanno a disposizione 2 risultati su 3, la concentrazione è comunque al massimo e la vittoria non può non essere il loro primo pensiero. C'è una grande attesa per questa partita. Dai Lewandowski, mai che mi fai un gol di testa così. In questa maniera. C'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Fallo, nessun dubbio. Guarda, guarda cosa combinano. Perché avevo schiacciato il passaggio là. Dove tira? Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Beh, Fabio, Luis Alberto. Un calciatore davvero elegante. Avevo preparato la, la cannonata, ma... servire bene i compagni, in più anche un buon tiro. Buon giocatore, non c'è dubbio. C'è Messi? E non tira, cioè. Adesso che deve tirare, non tira. Cioè che non la passa. Alberto. Prova la soluzione in fascia. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Ah, questi due in mezzo, uno dei due. No, al suo. In culandia dove ha tirato. Questo ha tirato una mina e però è andato a prenderla, cioè. Passaggio in avanti. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Se ne va. A chi? A chi che ce l'ha? Ci ha messi là vicino? No, la tira in porta. Entrambe le formazioni stanno giocando al di sotto dei propri standard, ma basta un episodio per accendere questa sfida. Pallone lungo in verticale. Guys. Barella. Perché scappi Messi? Perché scappi? È angolo, dai. Dove cazzo vanno? Dove cazzo? Stiamo attaccando, vanno via. Tutti sono andati via. Potevo andare sul portiere e fare gol, no? Assurdo. Assurdalo. Messi si fa strada centralmente. Niente fallo, no? Ha provato a fare tutto da solo. La punizione. L'iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Che cazzo. Ha potuto fare tutto da solo. C'erano calci di punizione per il Venezia. Altra punizione. Vabbè. Right. Hernandez.
Cazzo, sapevo io. Barella. Messi. Allora, me l'ha buttato via. Il Manchester United dal calcio di punizione. Lo continua a russare, cosa? Dai, 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 dai. Adesso li metto un po' più offensivi, vediamo se... Non tira, non, niente, non ha fatto prendere gol. Non l'ha passata. Ah, punizione. Qua. Che cazzo è successo poi? Per fortuna è fischiato il fallo, ma... Si muovono. Ecco. Cazzo, sta fischiando l'arbitro. Visto che gli è montato in testa, però... Di gioco sul fronte opposto. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone. Occasione per il contropiede. Niente. Luis Alberto. Ah, guarda, guarda che non la prendo. Errore qui, pallone sprecato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Guadagna metri. Ha una chiara occasione. E non tira. E non tira. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Con una intricata rete di passaggi. Vai. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Ho tirato. Manco ho cagato. Neymar. Barella. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità. Prendila! Ma dai. Ma guarda. Ancora 5 minuti di gioco nella prima frazione. Diciamo che il pareggio ci va bene a noi. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Kalidou Koulibaly. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Ah no, no. E conquistano il pallone e il pallino del gioco. Vabbè. Il Manchester United dal calcio di punizione. Vai i calzetti, calzettoni. Del Manchester. Non scappate, la passo io. Indica 2 minuti di recupero. Rice. Ah, niente. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Rice. Mancano pochi secondi alla fine. Cerca di lanciare il compagno. Oh dai. Primo tempo che finisce qui. Reti ancora inviolate dunque. Ma ah, dai. La gara che tutti ci aspettavamo. Abbiamo però davanti a noi altri 45 minuti di calcio che ripartiranno dallo stesso risultato. E continua in porta. Ah, assurdo. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo... Volevo facciare l'arbitro, ma... Si riprende con il secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate. Dai. Tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Pallone interessante, verticale. Vai James. Intervento deciso. E Messi gliela mette. La partita è lunga, ma ha voluto mettere le cose in chiaro con questo gol. Gran golasso di Messi. Un mezzo tiro a giro. Piazzato. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Si trafigge. 50° minuto,
sotto gli indugi con questo gol e ora possono controllare la partita. È qui che la partita diventa interessante. Agli avversari non resta altra scelta che prendersi qualche rischio in più. C'è il lancio lungo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. La difesa è invalicabile oggi. Ci prova con un palo. Avion. Luis Alberto. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Spinge cedendo il pallone lungo. C'è l'opportunità. E si ferma. Guarda, mi ha fatto sbagliare. Perché non viene. Fondo sulla destra. Mbappé arriva sulla palla e interrompe l'azione. È una buona occasione per trovare spazio. Dai. Recupera un pallone prezioso. Opportunità di ripartire. Luis Alberto a sinistra con il passaggio. Ah, va. Va al cross. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. L'affluenza di quest'oggi è di 29.950 spettatori. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Bella azione sulla corsia di sinistra. Messi e passa. Rigore. Sarà calcio di rigore. Ah, la penalità massima, come sempre. Non si può sbagliare, Sale la tensione. Neymar. Occasione per allungare sugli avversari. Bravo. Vantaggio che diventa pesante. Bravo. Ha segnato senza battere ciglio. Se tutti tirassero così, non ci sarebbe mai storia per i portieri. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Neymar ha spazio per affondare. Guarda. Nessun dubbio qui. Cos'è? Altro rigore. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Altro rigore, va. Questa è un'occasione straordinaria per rendere ancora più evidente il vantaggio. Un grande riflesso qui. Brutto errore. Ma volevo sbagliarlo in effetti, perché non penso che era rigore. Barella. Però a darla profonda nello spazio ed ecco che viene servito sulla fascia. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Cazzo succede, oh. Mele. La mette in avanti. Mbappé. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Sembra che si trovino davanti a un muro, passare è difficilissimo. Chiesa, pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Lewandowski, ma che roba. Si spinge in avanti sulla fascia sinistra. Ecco Mbappé. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Traversone di Mele. Tentativo verso la porta. Bene, tuo. Conclusione sul fondo. Andare un attimo. Ho due cambietti, dai. Sostituzione di giocatori. Numero 18. Entrambe le squadre hanno deciso 41. Di effettuare delle sostituzioni. Numero 20. Lasciano il campo per il numero 40. Il numero 3. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Il numero 14. Cambio di giocatori. È costretto a ricominciare. Frankie de Jong. La palla viene rigiocata verso l'interno. Prova a prolungare in avanti. Provano a partire in velocità.
una bella giocata nello spazio. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Hernandez. No, perché era tirata. James, oggi autore di un assist. E se ne va in scioltezza. Offensiva vanificata da un'ottima difesa. Va bene. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. E va a colpire di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Aveva margine per fare meglio Fabio. Da lì uno come lui deve almeno trovare la porta. Va bene così. Darmian. Errore qui, pallone sprecato. Messi. Sceglie di andare per le vie verticali. Prova a giocarla in profondità. Mele. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Naturalmente ora cercano di temporeggiare. Qui può partire il contropiede. La gioca in profondità. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Giocata nello spazio, in profondità. Lukaku. E con un vantaggio di 3-0. Forse non meritava 3-0, troppo pesante. Non c'è più tempo, finisce qui. La loro scalata verso il sogno si è conclusa nel migliore dei modi. Promozione ottenuta in grande stile. Luca, che ne pensi della partita di oggi? Sono stati fantastici, Fabio, e hanno disputato una grande partita. Riuscire a giocare così bene in un incontro fondamentale non è cosa da tutti. E fanno bene a festeggiare, essere orgogliosi della loro impresa. È finito il tempo a nostra disposizione. Il capo Neymar. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Vabbè. Ah, un 5 stelle. È giunta la promozione. Nuovi oggetti. Salta. Saltiamo le partite rimaste. Si va in divisione 4. Complimenti. Sono già le due passate. Però. Mi stacca. 16 punti per la promozione. 12 per restare. È dura qua. Si fa la. La situazione si fa dura. Divisione 4, siamo tornati in divisione 4. Un mese fa. Vabbè. Vedere i premi qua ricevuti. Obiettivo. Mantenere la porta inviolata nelle partite di campionato. Va bene. Premio campionato di football. Ok, ricevi tutto. Andiamo a vedere il contrattino anche. Aspetta, andiamo a vedere il contrattino prima. Da 5 stelle, 1 da 4 anche. 1 da 5, 1 da 4. Lista giocatori speciali, non posso prendere niente. Golden Boys. O dalla Liga. Vado a vedere i Golden Boys, chi c'è? Nunes, Camavinga, interessante Camavinga, Mourinho no, vediamo dettagli, no, un giocatore mirato, vediamo gli altri quali sono, oh,
Buonanotte. Cane secchi, va, portiere. Darwin Nunez e Camavinga. Poi qua prendiamo Camavinga. Prendiamo Camavinga dal Real Madrid. Il contratto mirato 5 stelle. Continua. Facciamo un 4 stelle anche. Questi qua non è che mi gustano. Buonanotte, cioè. Ah no. Aspettiamo. E qua invece chi c'è? Dominguez, Rodriguez, Romo, Gutierrez, Rondon. Non mi gusta. Aspettiamo 4 stelle là, aspettiamo. Gioco bonus qua si può fare o... l'avevo già fatto ma vediamo dov'è. Adesso non si può fare, se farà. Potenziamo un po' quel Camavinga, quasi quasi. Aumenta di livello subito. Di allenamento. Da 83. Vediamo dove va a finire. '91. Ottimo, dai. Usa i punti. E quello russa, eh. Russa e cagnolino, cagnolone qua. 91, ottimo, dai. Non ne ho più, vero? Veramente sì. Abilità. Oggetti insufficienti, non ne ho. E basta. Camavinga. Molto buono, dai. Andiamo a metterlo tra la squadra, dai. Tra la rosa, insomma. Beh, schema di gioco. Facciamo tre sostituti almeno. Abbiamo via. Ah, ho cocciato la rosa. Ma che cazzo. Ah, di più. Poi abbiamo via Ebram. E Brown. Tanto abbiamo Lukaku, Griezmann, Omuleka. Senti quello, va. Russoneggia. Dove è andato? Dov'è? Dov'è? Non lo vedo. Camavinga, dov'è Camavinga? Camavinga. Oh! Che roba, oh! Assurdo! Dov'è Camavinga?
Black. Euro. Svegliati. Non lo vedo, cazzo. Andiamo. Vabbè. 89 adesso. Va bene così. Va benissimo così. Formazione a posto. Faccio una pausetta adesso. Pausa, stacco, anzi, altro che pausetta. Ahia.
Vabbè, sono qua.